guarda. Aspetta che io faccio. Vuoi un aiuto? Sì, dammi un aiuto, aspetta che... no, perché mi pesto la nonna. Allora, la mascherina toglietela, sai? Perché... facciamo... ti dà noia questa? Sì, forse sì, aspetta. Questo, aspetta, scusa un attimo. Questo non va fatto bene, questo... Dimmi quando, ci dai tu il via? Sì, 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 siamo pronti. 3, 2, 1. Comincio io. Caro Umberto, benvenuto. Grazie, sono felice di essere. Allora, sono tanto contenta di poter parlare con te. Sono tanti anni che ci conosciamo. E volevo in due parole ricordare com'è nata questa nostra lunga amicizia. Eravamo con mio marito, che purtroppo non c'è più, a Parigi. Abbiamo comprato un libro in una libreria che si chiamava 100 sedie, mi sembra, che era stato pubblicato dal MoMA di New York. E mio marito, che era il direttore di un'azienda, sfoglia e gli casca l'occhio su una sedia fatta intrecciata di corda rossa. Lui dice: questa sedia è meravigliosa, io voglio farla produrre dall'azienda per cui lavoro. E quindi ci siamo rivolti a una persona che è stata molto importante in Brasile, Maria Elena Estrada, che è un po' anche la persona che li ha lanciati come designer, che era l'unica, forse l'unica giornalista a quel periodo a San Paolo che si occupava di design internazionale contemporaneo. E lei ci ha dato il numero di telefono e mio marito ha telefonato a loro e loro credevano che fosse uno scherzo perché non immaginavano che uno da qui dall'Italia gli chiedesse questa sedia. Sono passati 25 anni, forse anche di più, e sempre di più siamo stati amici. E quindi è un incontro fortunato che ha generato un'amicizia che credo che durerà nel tempo. Nel tempo. E adesso ci siamo visti anche non tanto tempo fa, purtroppo poi questo periodo ci ha allontanato. E però tu mi hai detto che quello che si deve fare in questo momento è fare dei progetti di resistenza. Allora io ti volevo chiedere, siccome quando ci siamo conosciuti le prime volte voi dicevate sempre che voi avevate questa libertà del creare, che eravate spontanei, e io ho sempre pensato che questa era la qualità dei vostri progetti, questa naiverie, questa spontaneità che è quasi infantile. E sentirti dire dei progetti di resistenza mi ha molto colpito. E certo è un altro momento, il Brasile ha una situazione che non è bella e vorrei chiederti cos'è per te, che vale anche per noi qua, un progetto di resistenza. Io amo le piante, la natura per me è tutto, sai? Mi guarisce, mi cura. Il Brasile in questo momento è tutto un progetto, di un'agenda di distruzione della cultura, della floresta, degli indiani, ormai visto cose così, sa, il nazismo, il fascismo arrivando, sa, fuori della... E questo mi fa molta paura, perché cominciano a ricordare la dittatura di 64. E, sa, e questo non... Allora,
abbiamo tutta questa energia molto pesante anche con il Covid. Non si può, o si muore, si va dietro, perché il paese sta andando dietro 30 anni. E per me resistere è creare, lavorare. Abbiamo creato un istituto, Istituto Campana, dove lavoriamo con bambini di favela, anche in Kenya, due anni fa abbiamo fatto un progetto di migliorare la vita delle persone. Perché il nostro lavoro è molto semplice, perché il nostro lavoro prova di risignificare le cose già esistenti, creando un nuovo codice. E quello che facciamo è esprimere questa energia alle altre persone. Tu hai detto una cosa che mi piace molto, risignificare, che è un concetto molto importante. Allora ti domando, in questo Istituto Campana, la risignificazione passa anche per un lavoro di trasformazione? Perché io so che voi, sin dagli inizi, avete cominciato, io l'ho sempre chiamato un lavoro di trasformazione, partendo da dei materiali poveri per poi nobilitarli con la creatività. Raccontami un po' questo istituto, come procede in questa risignificazione. Ok, è molto. Io parlo di esempi. Per esempio, io adesso lavoriamo in una comunità di persone in addizione di droga, di crack, e è nella campagna del Stato di São Paulo. Una volta sono invitato dei missionari per visitare questo posto e fare un lavoro. Non lo sapevo che farlo. Vicino a questa missione, sì. Missione, avevo una fattoria di brick, di mattoio. Mattoni? Mattoni di terracotta. Sì. Io ho messo il mio carro e chiesto al proprietario di darmi alcuni mattoni in stato umido. Ah, ancora da seccare. Sì, lui mi ha regalato e ho portato a queste persone come un simbolo. Il mattone è simbolo di costruire la casa. Sarebbe buono di avere la vostra costruzione della vita lavorando in questo mattone. Allora loro fanno un lavoro di frutiera, di vasi, tutto in mattone. Noi lo secchiamo e dopo compriamo di loro e vendiamo, sabe? Facciamo l'economia circolare, perché è importante quando si lavora con questa comunità di non fare un workshop e poi va via e non ritorna. A me è molto importante di migliorare la vita di queste, sabe, delle persone. È uno degli esempi che ci sono. Guarda, altri è un anche. Esempio eccezionale. Bisognerebbe che tanti facessero questo. Non è così facile. E è divertente, perché lavorare con... io imparisco molto, perché guardando le persone che ormai ho lavorato con, criando, quando si apre una porta, alcuni non resistono, ma ci sono pochi che aprono e sono molto entusiasta. E questo mi guarisce, è una forma di resistere. Almeno estou criando una semine, due, sì. Tre semine, o certo. Con bambini. Sì, apri le loro teste, apri le porte, eccetera. Ti volevo, queste cose che io so che voi in Brasile fate delle cose molto importanti, soprattutto in questo momento purtroppo, dove c'è una situazione che non è bella per niente e mi piange il cuore. Ti volevo chiedere, siccome voi avete lavorato anche molto con le industrie italiane soprattutto, eccetera, volevo chiedere
Nel rapporto invece con le industrie che fanno, voi avete fatto dei pezzi molto importanti che sono nei musei, avete fatto una vostra mostra straordinaria che racconta un po' la vostra storia a Rio de Janeiro. Quindi volevo chiederti il rapporto invece, diciamo, da un lato c'è questo lavoro verso le persone che devono crescere, che devono imparare, che devono aprirsi, dall'altro c'è il rapporto con l'industria che forse deve cambiare un po' la sua politica, deve fare dei prodotti più significanti, come dicevi te. Ti vorrei chiedere il tuo rapporto con l'industria italiana, con le industrie, perché mi piacerebbe che la gente sapesse come ti rapporti con queste convinzioni col mondo industriale. È interessante perché Massimo Morosi, uno di chi ci ha scoperto e andato avanti con il nostro progetto, a quella volta lui lavorava con Edra, e io e Fernando lavoriamo, penso che le aziende che cercano sanno quello che vuole trovare da noi, perché alcune volte chiedono, tu sei disegnatore? Io non lo so, e non mi frego, sa? Prima mi fregava, ma adesso, sa, io sono un creatore che voglio esprimere in diversi universi della natura, della moda, gioielli, divani, architettura, e questo, sa, di trovare le cose che non ho mai vissuto. E è interessante perché quando alcune volte, quando, per esempio, lavoro con Edra, non faccio un disegno molto razionale, è tutto, sono tutti schizzi, chiacchiere, fotografie, immagini, materiali. I materiali parlano molto forte in nostra creazione, DNA, questo ibridismo. Noi siamo ibridi. Ecco, ibridismo è un'altra cosa che mi piace molto e che mi sembra in questo momento particolarmente interessante, perché credo che questa sia la strada che ci può portare anche fuori verso il futuro, l'ibridismo. Sì, di adattazioni, perché penso che il futuro sarà molto più difficile, e questo si deve, sa, si adattare, si diventare ibrido più in più, perché per non morire. Ecco, per non morire. Per me ibrido significa contaminazione, significa abbattere le barriere che ci sono tra le discipline. Non so se sei, sì, d'accordo. Sì, molto, fare le ponte, sa, creare come una farfalla che si trasforma, sa, non rimane nella terra, ma si trasforma, prende un'altra pelle, si diventa un'altra. E questo che è la grande sfida di una persona come io, che lavoro 35 anni, è difficile di si ricreare, di si rinnovarsi. E questo che mi piace viaggiare, sa, perché essere nella zona di conforto per trovare situazioni che mi prendono pazzo. Quindi diciamo che tu ci inviti alla metamorfosi, dico bene? Ah, sempre, io penso è la salvazione, né? Perché la malattia, questo Covid è fatto vedere questo. E tu parli sempre della natura, e lo capisco, perché la natura brasiliana è incredibile, e devo anche a te che mi hai fatto conoscere quando siamo stati nel Chapado del Cerrado, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto le passeggiate, abbiamo attraversato i fiumi, quindi ti devo anche la scoperta di una natura. E ci sono varie nature, non solo una. C'è il Cerrado, c'è la Caatinga, la Mata Atlântica, diversi tipi che stanno diventando, rovinando tutto per agronegócio, che la contaminazione con veleno, tutto morre. Sì, sa? Con i concimi chimici che distruggono la natura. Mercurio nell'Amazonia con gli indiani, sa? E noi guardare, vedere tutto questo, che io posso fare? Sa? È ricreare. Io sto creando un parco. Ecco, dove? Campana. Questo mi interessa molto. Dove sarà questo parco? Abbiamo nato nella campagna,
e brotas. Dopo 60 anni ho abbandonato lì. E adesso con la Covid mi ha aperto questa porta. Dico, perché non cominciare a lavorare lì? Allora sto creando padiglioni verdi. Bello. E la idea di creare insieme a un biologo, un scientista brasiliano, che mi aiuta a fare un prototipo della natura originale. E la idea è creare una scuola di insegnare le persone a rispettare le... Non essere agro, può essere agro, ma di una forma vernacular, usando la tecnologia degli indiani, come plantare il riso senza contaminare. Alcuni esempi, sa? E questo mi fa molto pieno di speranza. Mi dovresti, due cose ti voglio chiedere. Brotas è la città dove siete nati, vero? Sì, dove sono. Quindi diciamo che... Questo ritorno a Brotas è un po' un ritorno alle origini, o sbaglio? Sì, è un ritorno alle origini. Io ho avuto un sogno di costruire 12 padiglioni. Sto costruendo tutto verde, con bambù, con cactus, con la pietra, con la paglia. Perché 12 padiglioni? Una volta ho sognato che io dovevo fare questo 12 città etrusche. È una follia, sabe? Que eu ho sognato questo di fare, perché la Italia è stato importante, sabe? Penso che fare questa collegazione etrusco, Etruria e Brotas è una pazzia, ma è una, penso che è un sogno che ho avuto e vorrei farlo. Tu hai parlato degli Etruschi, che sono, vabbè, alla nostra origine. Sì. Ti ispirano? Io ho la origine etrusca, la mia nonna era di Lucca. Ecco, Toscana. Non me lo ricordavo. Quindi tu senti questo legame? Totale, molto, ho questa sensibilità brasiliana etrusca. Questa è una grande contaminazione. È una storia folle, perché io non lo so perché questo sogno, ma una volta dormivo, mi svegliato, dovevo fare queste collegazioni, e sta diventando, perché sta cercando le sponsorizzazioni. Sì. Già sono 5 padiglioni già costruiti. Ah, già costruiti. Sì. La idea è di inaugurare l'anno prossimo, fare una scuola di educazione vernacular, di artigianato, sa? Di le cose che io e Fernando sempre abbiamo fatto, lavorando con i mani, facendo il trancio, la canna, la bambù, la paglia. Parlami un attimo di questa propensione, di questo amore per lavorare con i materiali, e quali sono i materiali che tendenzialmente ti ispirano di più. Ora il Brasile è un paese ricco di materie, però mi piacerebbe sapere, anche ognuno di noi ha delle preferenze, capito? Per me la grande sfida è trasformare qualcosa banale, che alcuni puoi gettare, trasformare in una cosa ricca, sa? Quindi partire dalla materia povera e trasformare. La terracotta anche, la paglia. Penso che la paglia, materiali naturali, mi attrae, sì, molto. Il capim dourado? Capim dourado, sì. Spiega che cos'è il capim dourado. Capim dourado è una bromelia piccola che nasce in un posto in Brasile, molto nel centro di Brasile, in Jalapão, e solo c'è lì, e questa paglia sembra ouro, sembra un metallo. E allora fanno delle cose bellissime con questo, gli artigiani locali lì. E adesso sto lavorando, sai, in questo posto dove crio questo, ci sono tanti alberi che sono morti per la cultura di agro, perché morono. E sto cominciando a lavorare con alberi morti. E cosa fai con gli alberi morti? Non lo so, delle sculture, mescolando altri materiali, creando un padiglione. È appena l'inizio, che non lo so dove da portarmi. Cioè tu li resusciti allora questi alberi? Io sai, mi piace cominciare, sempre, è come
Bruno Munari, da cosa nasce cosa. È sempre questo messaggio, sa? Quando una idea comincia a lavorare, prendere gli oggettini, trovare una forma di sostenere la mia mentalità saudabile. Ho capito, questo è molto interessante. Quindi diciamo, nel tuo futuro ci sono questi padiglioni verdi e quindi c'è sempre più presente la natura, per quello che capisco. Sì, questo rapporto di più in più. Anche c'è lo studio Campana a São Paulo. L'idea è creare due bracci, un braccio a Brotas, questo parco sì. Campana, e altro a São Paulo. Perché io amo viaggiare, sa? Io amo... Quanto dista Brotas da San Paolo? 3 ore della macchina. Vabbè, non è così lontano. Il posto è bellissimo perché ci sono 40 cascate. Non lo sapevo. Sì, è una zona di turismo di avventura. Molto okay. Bella. C'è un fiume, c'è una fontana. È un posto bello e è tutto ho dimenticato questo. Perché io, prima la Covid io ero come un nomade, viaggiavo il mondo tutto e poi smesso di un'ora per l'altra, che io faccio? Sa? E ho cominciato ad andare lì a plantare alberi. Quindi sei un po' tornato alla tua origine, sì. Anche a riscoprire il Brasile che è il tuo paese, e a ritrovare. Sì, ho capito. E questo mi fornisce energia. Monta, sabe, quando lavoro, metto le mani sul, per piantare. Tu una volta mi hai detto, perché io ti ho chiesto, era il periodo in cui lavoravi molto con le aziende italiane, ma anche estere, e avevi fatto mostre a Roma, e io ti ho chiesto, ma come mai torni sempre in Brasile? E tu mi hai detto, io non posso non tornare in Brasile, perché è lì che traggo l'ispirazione, è lì che mi ricarico. Parlami di questo legame tra questo paese straordinario, questa natura e la creatività, perché tu hai detto come dire che se non tornavi in Brasile, se non ti abbeveravi sì. alla fonte del Brasile, tu non riuscivi a creare. Brasile è un continente, né? C'è una dimensione continentale, è troppo diverso il nord dal sud, c'è una ibridizzazione di persone, di portoghesi, africani, coreani, giapponesi, libanesi, italiani, e tutto questo questo mi affascina, perché non c'è quella, non c'è un posto, non è una Brasile, non c'è regola per male e per bene, sa? C'è questa libertà di espansione. Io, qui in Italia, in Europa, io mi sento molto più ristretto, sa? E lì no. Non è buono, non è male, ma è una cosa che Brasile c'è questa abbondanza. Che è difficile perché le persone lì, alcuni brasiliani pensano che questa abbondanza ormai finirà e sta già finendo. E dobbiamo, sa, 2 anni fa l'Amazônia bruciava. Sì, lo so. Una volta São Paulo è diventata notte, 3 del pomeriggio è diventato notte perché tutto il fumo dell'Amazônia è andato a São Paulo. Questo è molto spaventoso, perché le gente pensano che si può anche bruciare, trovare oro nel fiume, con mercurio. C'è tutto questo contraste. Per vivere lì, tu devi rinnovarsi ogni volta per non perdere la speranza di rimanere depresso a casa, sai? Non perdere la speranza. Ti volevo chiedere, tu hai parlato di tanti lavori che fai e hai citato anche i gioielli. Mm-hmm. Allora, io so che io li ho visti, li conosco e mi interessa perché il vostro lavoro è molto sfaccettato, sì. Molto più di altri. E quindi diciamo avete affrontato tante tipologie.
Mi interessa perché il gioiello si avvicina più alla moda, all'ornamento, quindi voi vi occupate sia degli arredi, delle cose, ma anche delle cose che si portano addosso. Quindi mi piaceva capire cos'era questa idea di disegnare dei gioielli. Io li ho visti, sono molto belli. Grazie. Insomma, per me la dimensione non mi interessa. Può essere lavorare un'architettura o fare un divano, è tutta la stessa cosa. Si deve capire dove finire questo, sa? Dove finire la estetica, la dimensione, come essere, diventare quello elegante o diselegante o non elegante. Sa? Ma questo, io ho la curiosità, eu sempre... questa curiosità di occhi di bambini, di arrivare in un rimanere molto viziato. Se faccio molto divano, mi piace allontanarmi e dopo, lavorando con la natura, creare paesaggismo, landscaping, non è facile. No, assolutamente perché no. Perché deve avere un rispetto molto grande. Senti, ma... tu questa cosa degli occhi di bambino me l'hai sempre detto e credo che tu ce l'abbia. Creare un paesaggio immagino che sia una cosa bellissima. Volevo sapere se in qualche misura Burle Marx, che è questo grande paesaggista brasiliano, ti ha influenzato. Ah, moltissimo. Lina Bobardi, Burle Marx, Oscar Niemeyer, Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho era um artista, desenhador, que ele anos 50, na São Paulo, conservadora, montou, andato de mini saia, minigona. Imagine, anos 50, tinha uma foto sua lá, andando, tudo gente interno, não, como capoto, sério, gravata, e lui de minigona, ao centro de São Paulo. Questi personaggi, sai, che non hanno la... hanno, non sono dietro una scatola, sono fuori. Sono liberi, testa. Sono fuori. Questi qua. Personaggi folli mi piacciono, sai. Lina Bobardi anche era di una... Lina Bobardi è visto il Brasile con gli occhi di chi brasiliano a quel tempo non guardavano. Lo so, rifiutavano, sai, la cultura popolare brasileira, la nostra... Sabe, os brasileiros volevam essere modernista, Bauhaus. Ho um grande respeito pelo modernista brasileiro. Però Lina é andato più profundo nella nostra cultura. Ho capito, sì, sì. Tu hai parlato di un'altra cosa, che non ti interessa la specializzazione. Não, porque eu penso, ho paura di viciarmi. Perché siccome si tende, almeno qui da noi, a dire bisogna specializzarsi, cioè è una cosa che si richiede, e mi ha molto colpito questo fatto che tu abbia detto, non mi interessa la specializzazione. Per me è importante lasciare un messaggio, l'oggetto che mi consegna un messaggio, sa? E lui si prende la vita propria, se questo oggetto... È vero, non lo so se capisci. No, ho capito benissimo, perché io ho sempre sostenuto che gli oggetti hanno un loro linguaggio e quindi potrebbero essere capaci di lasciare un messaggio. Il problema è che non tutti sono in grado di lasciare un messaggio e quindi ti chiedo, voi fate delle cose, almeno a mio avviso, che lanciano, che danno dei messaggi molto importanti e molto, che si rifanno molto all'esperienzialità. Com'è che riesci a dare a questi oggetti che fate questo linguaggio così, che tocca il cuore, tocca i sensi, tocca l'aspetto emotivo? Io devo dire, più che la razionalità, tocca l'emotività, almeno questo è per me, ma credo che sia anche per i vostri estimatori, sì. Questo fatto. Qual è il segreto, cioè se c'è un segreto, oppure qual è l'iter per
per riuscire a dare, perché l'oggetto è come un figlio che hai fatto e a cui insegni a comportarsi nel mondo, non so come dirti. Qual è il percorso che fai per riuscire a rendere significante l'oggetto? È portare anima. Penso che le cose, la prima cosa che mi viene a testa, c'è il materiale e come dare anima a quello materiale. La funzionalità esiste, però ma non inizia con la funzionalità. Inizia di come posso fare questo oggetto essere con anima, vivo. È questa la grande sfida. E tutto questo viene di esperienza che eu sofro, que eu vivo, sabe? Guardando na cena de um bambini na via de São Paulo, na cena aqui a Milano, de um posto logo belíssimo, como tradurre aquela experiência, como catarse. Para mim é importante fare uma catarse, sabe? Essere vero, essere avere una verità di quella esperienza che mi ha colpito. Quindi è una verità tua che nasce da te, che non è condizionata da un brief che ti hanno dato, è proprio quello che tu vuoi esprimere. È sempre, sempre così. O lo chiedo, mi sfidi, chiedo alla persona, fa una sfida a me, questo mi interessa, ma è sempre così. Per avere una volontà di andare avanti con quell'oggetto. Perché tante volte inizio una cosa, ma dico, no, questo non è la campana, questo non sono io. E adesso smesso. Ho fatto tanti sbagli, però sempre io penso che con la maturità c'è questo, comincia a essere più, pensando, più riflessivo. Sa una persona che mi colpisce molto, Andrea Branzi. Quello è la persona che io vorrei, un giorno, la sua serietà e la sua dignità perante la sua mestiere. E questo, io, come Massimo era anche, questi tipi di persone che mi piacerebbe, io mi specchio. Mi fa molto piacere, Andrea Branzi ha una testa eccezionale e lui non è sempre ed è un visionario pazzesco, è una persona che fisicamente è in carrozzina però che ha un cervello che meraviglioso, giovane anche, giovanissimo. Quello che lui fa è ancora fresco, fresco, mi piace la parola fresco. E io però ti volevo chiedere questo, tu hai detto questo non è campana, hai fatto. Ecco, io ti voglio chiedere allora, e poi io non so fino a che ora dobbiamo parlare, nessuno mi ha detto niente, voi lo sapete, non so. Allora, tu mi hai detto questo non è campana, allora io ti chiedo, cos'è campana? Quando, perché tu hai detto questo non è campana, quando parlavi di un rapporto con un produttore, eccetera. E allora io ti voglio chiedere, cos'è campana? Perché questa è una bella domanda, un po' difficile, però... Difficile. Lo so, però cerca di fare capire, perché così... purtroppo, ecco, mi scuso di questa domanda, però nel mondo abbiamo bisogno di definizioni. Perché quando ci si rapporta, sai, alle volte per far capire a una persona una cosa devi in poche parole dirgli è così. Io penso che quando c'è un lavoro che porta alla speranza, una cosa che porta, non tu puoi farlo anche, questo materiale non costa troppo, è lì, tu puoi trasformare, diventare questo materiale elegante. E questa è l'idea di trasformazione, di portare speranza. Penso che è questo che è il nostro DNA. Allora tu dici che il DNA dei Campana Creativi, voi siete portatori di speranza. Io mi piace quando sono queste sfide di lavorare con materiali di riuso. Questo mi fa pieno di energia, di volontà, di... Beh, è anche una bella sfida,
Sì, è questo che mi... Quindi tu sei anche un po'... diciamo coraggioso, di uno che si mette in gioco, perché tendenzialmente si può anche scegliere una strada più facile. Io, sai, io alcune volte non mi penso, cioè, fare, non so, i gioielli con i materiali, con gli smeraldi e con i brillanti, insomma è anche più facile che farli con la paglia, scusa, sì, se te lo dico. Sì, è questo, Io ogni volta non penso, io sempre penso con lo stomaco, la ragione non c'è, mio. Io sono intuitivo, molta intuizione, molto sogno. Quindi sono i sentimenti, la sì. Pancia si dice. Tu sai quella sedia di Edra, la vermelha. Anemona. Ah, l'anemone, sì. Anemona, sognato anche una volta, sognato in un sogno, ho visto quell'immagine. Dopo il giorno scorso faccio là lo studio, consegno a Massimo, e lui fa di una forma bellissima, con colori diversi. Le cose che succedono qua, sai, io appena metto là l'antenna di TV, antenna, sai, nell'aria per portare, prendere la ispirazione, sai. Allora, tu parli sempre del sogno, che è una gran bella cosa. Ci dovresti rivelare il segreto dei sogni, perché ci sono delle persone che non sognano. Com'è che tu sogni sempre? Ah, perché c'è tanta follia nella mia testa. Ah, è questo. Qui non ho smesso di... Io sono una persona che pensa, non rilasso, sa? C'è bisogno di fare, mettere questa follia, alcuna cosa, sa? No, perché, capito, mi fai invidia, perché dice, questo l'ho sognato, tanto l'ho sognato. Ho detto, ma beato te che ti svegli la mattina e c'è già il lavoro pronto. No, è una... Cioè, l'anemone io ce l'ho rosa, va. Bella, è bella. Quindi. Io sempre sto inventando cose. O buono o male, o buono o cose male anche. Senti, quindi tu hai fatto, siccome tu sogni, quindi stai realizzando i tuoi sogni. Quando c'è, cioè, tendenzialmente queste visioni. Magari ti faccio un'ultima domanda. C'è qualcosa che è un sogno e che non sei riuscito a realizzare, che vorresti fare, che ti piacerebbe fare? Cioè, tutti abbiamo, si dice, i sogni nel cassetto, no? Quelle cose che... È questa scuola che mi piacerebbe creare nella campagna, sai, in questo parco, trasformare. Io penso che adesso è un'altra... fase della nostra vita. E com'è che si potrebbe, cioè, cosa si potrebbe fare? Mi viene in mente, no, non posso fare niente, però si potrebbe scrivere, cioè, cosa si potrebbe fare per aiutarvi a creare questa scuola? Cioè... Stiamo cercando sponsorizzazioni, storie, perché lì nella campagna non c'è l'arte. Io mi ricordo che quando abitava lì a Brotas, la unica referenza d'arte era il vitrale della chiesa. Ah, certo, la vitrale. Non aveva musei, niente. E adesso questa idea di questo parco è di portare i bambini, invece di essere nella scuola, perché non fare lezioni in questi padiglioni per guardare, sa, di cura e anche di contemplazione. E penso che trasformare quello come una grande scuola lì a Brotas, sa, questa eranza che dovevo, io e Fernando vogliamo creare, stiamo creando e si realizzerà. Sono molto impegnato. Tu me l'avevi detto già stamani, e questa storia della scuola per i bambini mi piace molto. Adesso tu hai fatto un accenno a un atteggiamento mistico. Mi interessa questa cosa, perché è la prima volta che te lo sento dire. Vorrei capire se questa attitudine verso questo misticismo, questa riflessione, è qualcosa di recente,
che è stata influenzata magari anche dalla pandemia, dalle condizioni, oppure è qualcosa che ti appartiene, ti apparteneva anche prima e che ora senti più impellente? Non è sempre stata questa cosa mistica la mia, questa spiritualità nel design. Sempre, quando ero bambino, volevo essere indiano, abitare in Amazzonia. Ah, ho capito. Rifiutavo a non andare senza... Con le scarpe. È sempre dall'inizio questo sogno di vivere nella natura e tutta questa intuizione. Io sono molto intuitivo. C'è una... Sono un medium. Sei un medium. Sì, che, no, ma le cose arrivano in questa forma. Come gli stregoni dell'Amazzonia. Poi facciamo una macumba e tu già... Sciamà, è questo che ho provato. E con la maturità questo viene più forte, più, sa, senza dubbio, sa, arriva e non è questo cammino, questa strada che vado ad andare. Allora, per concludere, io ti vorrei chiedere, ti faccio fare un po' di fatica, però mi interesserebbe. No, è piacere parlare con te. Se tu mi, cioè, mi fai l'elenco, tu hai detto trasformazione, condivisione, spiritualità, hai parlato di molte attitudini dello spirito. Mm-hmm. Se tu mi riepilogassi, quali sono importanti in questo momento queste attitudini? L'attitudine di andare via Bolsonaro. Vabbè, questo, il planeta, questo, guarda, questo se ti potessi dare una mano una te la darei che, subito, sa, perché è una minaccia mondiale, lo so, sono preoccupatissima tutto. È questo che si deve andare via, cioè chiamami questo. Vengo se c'è un minimo, sa, di speranza, no, c'è un problema perché lui fa ispirazione alle persone negative. Volevo cattiva, sentirti, sa, dire questo perché lo so che i cattivi pensavi. Vogliono essere come lui e questo è un grande, è una grande minaccia. Senti, ma lo possiamo pubblicare sui giornali, non è che poi Bolsonaro t'ammazza. Dopo, no, io non entro in paese perché la situazione, lui vuoi diventare un dittatore, vuoi portare di nuovo la... Tutto questo. Va bene, allora la prima cosa minaccia. È mandare via Bolsonaro. La seconda. La seconda? È essere sempre. Avere i occhi di bambini. Sempre così. Sempre. No, perché così facciamo un elenco. Allora, mandare via Bolsonaro, restare infantili, avere gli occhi dei bambini. La terza. Così poi chiudiamo. Così abbiamo l'elenco, è utile per tutti. Così impariamo anche noi a fare. Lui c'ha una cosa da dire. La terza è. La terza è? Diventare le persone. Cambiare le vite delle persone che non hanno la possibilità, accesso alle informazioni, sa, una vita come io. Perché abitare lì. Io sono un privilegiato, sa. Lo so. Sono miliardario. Sì. Davanti, sì. Sa, sì, ma, davanti a tutta questa poverezza. Non sono classe media, come sembro. Sì, basta andare in una favela per capire. Questo non mi fa bene, sa. Basta andare lì. Più... Quindi cambiare la vita delle persone? Dimmene un'altra. Un'altra? Ah, già ho fatto tre. No, ne hai dette di più prima. La natura, no, seguire la, natura. La pancia. La seguire, natura. Seguire i sentimenti, cioè lavorare, si dice in italiano, si dice volgarmente, lavorare di pancia. Cioè che vuol dire non ragionare troppo, ma fare distinto. Sì, andare con l'intuizione. Con l'intuizione, quindi l'intuizione è importante. Cambiare. A me, di essere in questo mondo molto mascolino, avere l'energia femminina senza grazie paura, questo senza vergogna, questo che mio design alcune volte è femminile, ma io non ho vergogna
perché porta la dolcezza, conecta con la emozione dei bambini, delle, i bambini amano il nostro lavoro, perché c'è tutto so. Questo rapporto, sa, che non è questa cosa maschile, sa, non, niente contro, ma sa, di regole, di, sa, non... Fernando, questo. Tu stasera ci hai fatto un grande regalo, guarda, posso dirti che è la prima volta che sento dire questa cosa, quindi è un grande regalo, grazie. Grazie, grazie a voi. Nome anche loro, perché è così difficile sentirsi dire, vorrei avere anche delle qualità femminili che guarda, ti giuro sì. Che sono esterrefatta. Il mondo diventerebbe meglio, si dice le donne. Grazie, ancora grazie. Che abbiamo bisogno. Applauditelo perché guarda. No. Grazie, grazie a tutti. Adesso a questo punto, se hai ancora qualche minuto, se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda. Ah sì, dimmi. Ci vuole il microfono, aspetta. Doesn't work. Perché lo deve accendere. I do not speak English. I don't speak Italian. I could talk to you in Espanol, Deutsch or English. What do you English, prefer? Please, English. I will say something very funny. I don't want to provoke you, but you remind me of Charlie Chaplin. You know, you say, and we know that the conditions in Brazil are terrible, and the nature, and we know everything. So somebody has to resist. Why don't you make a film like Charlie Chaplin and ridiculize the industrial capitalist system, which is destroying everything? So I think in making them ridiculous, you could achieve much more than any political discount, this discourse. This was my question. Oh, it sounds, it's a good idea. I never acted before, so why not? Yes, you know, Charlie Chaplin, he started like a little boy, you know. Okay. And you have so much imagination. You could find a way of to ridiculize the others, you know. Uh-huh. Yes, I think you can. Well, I'm going to think about why not to do an object that yes, reflects this. I could write text for you. No, it was just an idea, you know. Thank you. C'è qualche altra domanda? C'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa? No. Okay. No, ah sì, lui, allora non so dov'è il microfono. Ah no, sì, perché devono, purtroppo è un po'... Hi, I'm sorry, I can't also speak Italian, so... In English, it's fine, I think. English, okay. As a designer, I just wanted to ask you, like, what's your favorite material that you work with to create your artworks? I love la paglia, the straw. Straw, because it's so, it doesn't cost so much, and it so challenges me all the time, you know, to can I create something with texture that's, straw, bamboo, rattan, la terracotta, questi materiali che sono come from the earth and doesn't cost, you don't need to plant to cut, it's all over. I'm sorry, another one, but nowadays you know that the plastic is like a worldwide problem because it's like the oceans are filled with plastic. So you think the plastic is a good material to create furniture and indoor or interior like furniture and I think the great problem with plastic is our people who throw away plastic in the streets. Once we have the responsibility to recycle, I don't see a problem, you know, to recycle.
But you see it as a good material to be reused for like furniture and. I think so. It's light. Is yeah. We work with plastic for Melissa, a shoe company in Brazil, but we try to most put a lot of recyclable plastic on this. And the company asks people not to throw, to bring back the sandals whenever they get old. So I think it's important to educate people not to throw away garbage and to transform. We are also working on a project with the plastic from the in 3D print for a NGO, a Britain NGO, that gets the plastic from the Mar del Norte to transform it in vases. And it's going to be launched this year, in 3D print plastic from the ocean. Thank you. My pleasure. Obrigado. De nada. Ok? Dobbiamo chiudere. Sì, io volevo ringraziare Umberto. Sì, grazie. Ok. Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare Umberto Campana e Cristina Morozzi per questo meraviglioso regalo che ci hanno fatto in questo racconto fatto col cuore e con l'immaginazione che ci ha trasportato non solo in Brasile, ma proprio nel mondo dei sogni. Io faccio parte dell'organizzazione del Salone del Mobile e quindi a nome del Salone del Mobile, super salone quest'anno, vi ringraziamo ed è stata una super, super talk. Per cui grazie ancora e speriamo di rivederci tutti ad aprile prossimo. Io vorrei ringraziare tutte le persone, l'equipe che mi ha portato qui a Milano, Vladica, la Vladka, la Lucrezia e tutta la sua equipe, anche Stefano Boeri. Stefano, certo, Stefano Maria Boeri, Cristina Didero, Maria Cristina Didero, Francesca Molteni, che non l'ho visto, ma un grande la ringraziamo grazie quando di loro. Verrà anche lei a fare il talk. Grazie. Sì. Grazie a tutti e un saluto a suo fratello. Lo farò, grazie. Bene, allora, grazie a tutti. Grazie.